guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Jump Force. In questi giorni, ragazzi, in cui non ho potuto registrare, ho fatto un pochino di obiettivi, quindi sono andato avanti con i 1000G. Vi faccio vedere un attimino quanto sono arrivato. Sono arrivato a 33 obiettivi su 50 a 575 punti. Mi sono occupato principalmente degli obiettivi online e ho fatto la missione, quella dei 30... Nelle 30 battaglie online ho sfidato 10 avatar e ho ottenuto i 50 titoli. L'unica che mi è rimasto adesso è quello di delle 100 battaglie online che sto facendo. Quindi diciamo i 1000G diciamo, non sembrano lontanissimi. L'unica cosa che mi manca è sbloccare per tutti i personaggi, poi completare i capitoli restanti e missione esperto a livello S, che purtroppo non ho altre missioni, quindi dovrò aspettare a sbloccare. Vabbè, non dilunghiamoci troppo, iniziamo quest'altra missione chiave, scommessa corazzata. Sono le 8 di mattina, ragazzi, e vi dico, sto registrando. Sono già distrutto, sono tornato poco fa dall'ospedale, quindi diciamo, sapete, la mia situazione è un po' caotica in questo periodo. Infatti ancora non so se il canale continuerà di questo passo con le guide commentate o semplicemente con le guide senza commentari. Video in generale senza commentari, ancora non vi so dire nulla. Spero vivamente di riuscire a farcela. Perché non pensate, ragazzi, anche a me non fa piacere caricare contenuti senza commentary o facecam. Ci può stare la mancanza della facecam, ma senza commentary è molto vuoto il video, ecco. Quindi cercherò di fare il possibile, speriamo bene, incrociamo le dita, come si suol dire, dai. Devo dire, ragazzi, online, come mi aspettavo, ho trovato tantissimi avversari spammer, ossia si mettono a distanza tutto con gli anni. Minchia. Soprattutto con Yami, ma anche con... no, ho sbagliato, questa è la distanza ravvicinata. Vedete, mi sbaglio sempre. Ma fottuto perché ho usato la... avete capito, sì. Con Yotaro, vi dico la verità, non l'ho usato per niente, quindi sono abbastanza in critico, in difficoltà. Dovrebbe essere un tipo dalla distanza ravvicinata, quindi non mi ci trovo non dovrei trovarmi abbastanza male. Però capite che come cazzo fa ad attaccare? Io riesco a farlo solo 3 volte, questo me lo fa 4. Vabbè. Sì, bro, però adesso mi hai seccato, dai. Cioè, ragazzi, ogni secondo sta facendo sti colpi, becca di sto. Me lo spiegate cos'è sto ora? Per me che sono ignorante di questo anime. Spiegatemelo voi, ragazzi. Lo Starfinger lo ricordo che è a distanza abbastanza. Ecco, lo sapevo che avresti usato Slifer. Perché Silver non va bene, Silver, lo odio. Yotaro mi sono trovato male, vi dico la verità. Thunderbolt. Vai, con l'impeto. Olè. Ah, quindi questo colpisce anche a distanza. Ok, perfetto. Ah, il classico impeto. Ok, battuto Yami, meno male, velocemente. Gli obiettivi restanti che mi mancano, oltre a quelli che vi ho elencato, sono anche quelli di ottenere 1 milione di oro. Quindi sarà veramente una palla quello farlo. Però vabbè, cercherò di fare il possibile e platinarlo entro fine mese, dai. È il mio obiettivo, ragazzi, un gioco, diciamo, tra virgolette, mi piace, lo platino. Io lo so, ragazzi, che... cioè, quando incontro avversari forti, che fanno belle combo, belle estese, capito? Io mi gaso, perché alla fine, anche se perdo, dico io, bello, questo sì che ha giocato pulito. Non quelli che stanno a distanza, KMA, Mago Nero. Cioè, che palle, io voglio le combo. È un picchiaduro, combo. Sono più contento, infatti, quando sfido qualcuno, magari, e mi spamma, cioè che non mi fa capire nulla con le combo, gli mando un messaggio GG, perché alla fine è bravissimo. Cioè, questa è bravura a giocare. Con questo ti viene la voglia di giocare, anche se perdi ti viene la voglia. Con chi spamma è una rottura di palle. Infatti, Giovanni, un collega youtuber, nonché amico, ne ho parlato tempo fa. Qualche giorno fa di questa cosa. Una cosa che mi fa storcere il naso, perché già vi ricordo la Storm 2, ragazzi, chi ci ha giocato online, io sono arrivato al grado eroe con 9 milioni di punti. Quindi praticamente Storm 2 ho nerdato tantissimo online. E vi dico, quando trovo gli spammer con Deidara, Sasori, Kankuro, gli marionettisti, o Deidara con l'arte esplosiva, no? Ragazzi, vi dico, erano una rottura di scatole, ma certi, vi dico la verità, facevano qualche combetta, ma quelli proprio di santa, tanta, 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 tanta. E subito sapevo già come contrattaccare. Vedevo appunto quelli che erano la top 3 dei personaggi utilizzati. Vedevo Deidara, sapevo già chi dovevo prendere. Utilizzavo, se non ricordo male, Kakashi, che aveva il taglio del fulmine potenziato che lo raggiungeva sicuro. C'è la bestia fulminea, ecco.
Comunque, qua dovremmo batterci contro Ken e Kurapika. No, Kurapika no. Ho notato comunque, ragazzi, utilizzandolo come supporto, Kurapika che è ottimo, perché ci incrementa l'attacco una volta e in più ci rigenera la salute, quindi è veramente ottimo come alleato. Quindi veramente devo dire che non è niente male, ragazzi. Devo essere sincero, non è niente male. Vediamo, adesso non l'ho mai usato, ce l'ho usato solo come supporto per sbloccare i titoli, perché appunto per sbloccare i titoli utilizza un Sasuke una volta in una partita online. Basta che ce l'hai in squadra, anche se non lo fai scendere in campo, va bene. Basta che ce l'hai in quei tre. Quindi, Kurapika, però gentilmente vorremmo finire quest'ultima missione e vedere poi cosa succederà. Che succede? Laggiù, che c'è Ken? Che c'è? Hai Venom? Lo sapevo io. Devono sempre rompere le scatole. Andiamo, io vorrei usare Kenshiro perché l'ho usato pochissimo sia online che nella storia, quindi lo vorrei usare. Prima di andare in ospedale, ragazzi, ho detto, bah, accendiamo un attimo l'Xbox, vediamo un attimino se eventualmente deve fare qualche aggiornamento Jumpforce. Infatti mi sono trovato un aggiornamento già di 2 GB e 60. Non so che aggiornamento fosse. Oh, hai rotto, eh. Hai rotto però, zio. Bene, bene, bene. Vieni, vieni qua. Vai. No, eh. Ok, intanto utilizziamo Kurapika, vediamo cosa ci fa. Ok, ci ha incrementato l'attacco, perfetto. Vai, Ken. Minchia, che urli proprio effeminati. Ok, rigenerazione graduale della salute, vedete? Ah, la tecnica di Kaguya. Ecco, non me la ricordavo nelle precedenti parti di chi fosse, però adesso la so chi è. Meno male che almeno questi incontri con i Venom, ragazzi, sono con un round singolo, così almeno evito veramente la rottura di scatole di perderci troppo tempo. Oh yeah. Vai, Kurapika, incrementaci l'attacco di nuovo. Ole, bella questa, bella, bella veramente. Devo dirlo, non è per niente male Ken, veramente. Io non l'ho usato per niente, però lui diciamo abbastanza a distanza, va, perché con la pistola spara col bazooka. Va bene. Dovrebbe mancare alla conclusione almeno, dovrebbero mancare almeno altri 3 4 5 capitoli, quindi almeno un'altra seina di parti ci sono. Spero di diciamo di stringere il più possibile e concludere il tutto in meno parti magari, ragazzi, perché alla fine non voglio dilungarmi, capite? Perché poi diventa tutto troppo noioso, quindi... Ah, comunque ho modificato leggermente l'avatar, ho cambiato i guanti, gliel'ho messi neri e ho aggiunto questa spada che pensavo si potesse utilizzare nel combattimento, invece no, manco poco cazzo. Quindi, che schifo, volevo utilizzarla io. サンジらしき男を見たという情報があった場所だ。世界中から情報が来てんのか?どうやって本人を見つけりゃいいんだってばよ。落ち着け、ナルト。だってよ。今のこの状況が敵の狙いなのかもしれない。レプリカを使い大川をかく乱している。まずは正確な情報だ。そうかな。俺たちがしっかり死ねと。 Ok, quindi nuova, nessuna missione, diciamo non è partita nessuna missione, si sono sbloccate altre missioni chiave secondarie, mamma mia quante ce ne sa. Oddio, due, cerca Sanji e cerca Sanji, ammesso che Parigi, va bene. Otto, dareka to omoeba, itsuzo ya no gaki ja nei ka. Allora, già vedere Sanji con Barba Nera fa intendere appunto che ha tradito tutti. Cioè, non è che lascia molto spazio all'immaginazione. Comunque, ragazzi, li stiamo sfasciando subito. Perché ovviamente i nostri personaggi sono di livello leggermente alto, ovviamente. Stiamo parlando sempre di livello 60. Cioè, guardate, Rapper l'ha finito subito. やるようになったな。楽しませてくれるじゃないか。だがあいにく俺も忙しくてな。今日のところはこの辺でおさらばだ。あばよ。大丈夫ですか、マスター。
長官からです。無事か。はい、マスターは無事です。たった今黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくれ。了解しました。これよりアンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。Beh, effettivamente quella era proprio Sanji, però secondo me c'è qualcosa sotto, non mi convince. Cioè, vedere Sanji parlare con Barbanera non è una cosa positiva, però secondo me c'è qualcosa di più sotto. Va bene, iniziamo quest'altra missione, cerchiamola a Parigi. Contro Toguro minore, vabbè. Allora, ovviamente qua lo stiamo già arando. Io vorrei utilizzare nuovi personaggi che non ho utilizzato, cioè che ho imparato a utilizzare nel multiplayer online. Quindi, perché vorrei mostrarvi un pochino quello che riesco a fare con loro. E come potete vedere sono abbastanza devastante. Cioè io a quanto ho capito, diciamo, per il mio stile mi trovo bene con gli spadaccini e con i personaggi, diciamo, a corto raggio, non a distanza esagerata. マスター、レプリカです。やはりサンジさんは。 A quanto pare ragazzi Sanji sta veramente collaborando con il nemico. Non è un buon segno, ma alla fine Toguro era solo un replicante. Allora, vediamo quali sono le prossime mission. Ovviamente presumibilmente dovremo andare alle basi degli altri, delle altre squadre. Quindi ecco, vediamo. Allora, dai beta, no. Ah no, direttamente dal direttore Glower. Andiamo dal direttore, quindi c'era una bella missione principale. Bella. Ok, va bene, lo farò. Vediamo cosa in serve per noi il direttore. Ciodo ii tokoro e kite kureta. Sanji no yukue o otte iru tokoro sumanai ga. Goku tachi alfa chimu ga genzai Freeza to kousen chuu da. Kimi ni mo kyuen e mukatte hoshii. フリーザ完了しました。おっ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も3人相手は骨が折れますね。<笑>だったらこういうのはどうでしょう。何？あっちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ええ、ベノムズの指揮官であるカインとお近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本オニキスブックとあなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで忠実な手下を手に入れることができました。フリーザー、おめえカインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上ヤツのザレ事に耳を貸すな。ああ、そうだな。行くぞ。さあ、皆さん、相手をしてやりなさい。Allora, tu hai detto 3 contro 1 è sleale, però 3 contro 4 è leale? Cioè, fammi capire, Freezer, che cacchierola dici? Cioè, sei impazzito? Vabbè che ti sto già sfasciando con una combo, già t'ho distrutto praticamente. Ho cambiato anche il moveset del nostro Mimmo, ragazzi, quindi ci sono delle nuove combo. La tecnica, ho lasciato la camera, l'ho cambiata, però la colorazione. Ah, cazzo, ho sbagliato. Non avrei dovuto farlo. Vabbè, dai, tanto non ci leveranno minchia. Oh, non c'è. Dove è andato? Non ci ha levato nulla. E inoltre la camera, l'avete visto, l'ho modificata rossa. E inoltre, vediamo. No, Freezer. Aspetta, voglio farmi colpire un attimo. Beh, no. Freezer, no. Ho detto di no.
Devi farmi fare la combo quella che ho detto io. E basta. Cerchiamo di finirla. Facciamo le persone serie. Ecco. Di cazzarola di cosi. Sti dischi letali. Olè, eccola qui, la tecnica di Kakashi, ragazzi, guarda. Oh, il spettacolo finisse però, eh. Che palle con sta tecnica però, Freezer. Mamma mia, oh, sei uno spammone, ma sempre hai spammato di sfera letale però, eh. Perfetto, allora ti finirò con la mia tecnica suprema, dato che ne hai voglia. Aia, mi ha fottuto, sì, e non l'avevo proprio visto che stava per fare la tecnica, stavolta potresti morire. No, sono sincero, non l'ho vista. Dai, Freezer. Freezer. Vabbè, ci provo, raga. Tanto mal che vada, lo colpiamo normalmente. Vai. Ok, no, no, non c'è stato bisogno. Si è fatto arare da solo, Freezer. Ah, gli ho messo anche la cicatrice qua all'occhio. Non so se l'avevate notato prima, eh. Ok, Freezer, era scontato. Guardate. Sentite quanto trema il joystick. Shosen nisemono wa kono tedo desu ka? Honmono no omei ni datte makenei ora tachi ga. Stavolta non mi faccio fregare dalla tua sferetta letale, eh? In più ti ho spezzato la guardia. Cosa che avrei voluto fare già da... dovevo fare già da prima. Becca di questa, Freezer. Vai col Kaioken adesso, Goku. Minchia, bella combo estesa, dai. Ci stava, dai. Mi dispiace, Frisbino. Guardate quanto gli sto levando. Lo sto preparando. Sicuramente adesso lui userà la sfera. Vai, Junior. Cannone speciale. Ripremo con la camera. Vai. Non gli dobbiamo dare modo di usarla. Ecco, vai, l'ha usata. Ci leverà giusto un goccio di vita. Vai. Vai con la camera finale, vai. Olè. Mamma mia, appena l'ha toccato, già è morto. Akiramero, Frieza. それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐに分かりますよ。待てフリーザ。せいぜい楽しみなさい。 待つんだ、ソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り、長官に報告だ。しょうがねえ。わかった。戻るぞ。どうなってるんだって、マヨ、長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつが。フリーザの言ってたレプリカか。どうやらそのようだ。 フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えていいだろう。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞ、みんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。 いつもと違って静かでいいわ。騒がしいジェイフォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。ああ、アンジェラちゃん、やはりこういうことだったか。あら、 みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ、僕を除いて。それでアンジェラ？アンジェラ？ああ、そうね、この子はそんな名だったわね。どういうことだ。姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。 私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。
が出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。種を明かせばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思い通り、花火はまだまだ続くわよ。他の J フォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあ、そろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞ、サンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったの。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ。チクショー、サンジ、目覚まさせてやるぞ。Quindi ragazzi, alla fine io mi stavo sbagliando sulla... Qua Galena c'è anche adesso, perché appunto lei è una copia di... Cioè, Angela è una copia di Galena. Cioè ragazzi, veramente ci sono rimasto male, perché... Non mi aspettavo che fosse dalla nostra parte... Light. Vi dico la verità, dati i suoi trascorsi, capite che... È un po' difficile fidarsi, ovviamente. Quindi... Aia. Cazzarola. Vai col bazooka. Oh cazzo. Oddio. Non è che stia levando molto, Galena. Dai, ma aspetta. Ok, però possiamo venirla con... No, vabbè, col gear forte non c'è bisogno. Che è sta roba? Vai col gear forte. Boundoman. E vai. È un utilizzo sempre rubber per ottenere grado S, ragazzi, perché veramente mi ci trovo benissimo con rubber. Tranne online non riesco proprio a giocarci, non so perché. Tanoshii jikan mo oshimai ne. Nanda koryaサンジさん。アンジェラちゃん。サンジさん。サンジ。ああ、もう大丈夫だ、面倒くない。お前のおかげだ、ルフィ。それとありがとな。サンジ。バカやめろ。いてんだよ。世話かけやがって。おお、長官、サンジが正気に戻ったぞ。そのようだ。迷惑かけちまった、すまない。それでベースキャンプの方の被害は。アンジェラの所持していたオニクスブックらしき黒い本が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまね。どうしたんだ。ああ、ライトか。彼にはガレナの行方を追ってもらって、彼ならきっとやってくれるだろう。なあサンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性能つくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎どもで、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったー。
ようやく戻ったか。ええ。それで守備はどうなんだ。ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。ほう、お前にしては珍しいな。でどうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込んだというわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト、あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう、話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージは与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産もかなった。そうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが八神ライト、なぜお前がガレナをかばう。簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。ふん、面白い。ガレナ、こいつに礼を言うことだな。八神ライト、お前をベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって、研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ、黒ひげに続き、ジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを率いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。Beh, alla fine non è che mi sono sbagliato più di tanto, perché Light ci ha tradito come prima, in poche parole, vabbè, lo sapevo. Comunque ragazzuoli, direi che per quest'altra parte è tutto, non mi voglio dilungare troppo, spero vi sia piaciuta, vi invito a lasciare un bel like, condividere l'episodio per supportare la serie, iscrivervi al canale se non ancora iscritti, attivare la campanella in modo da ricevere tutte le notifiche del canale. Gisone Instant Gaming è sempre in descrizione. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio di Jump Force. Ci vediamo guys, ciao!